Ok ragazzi e ragazze, andiamo avanti con un altro gameplay di One Piece Pirate Warriors 3, sempre in compagnia del vostro Diablotex e con la modalità Diario dei Sogni, si continua. Allora, a questo punto voglio salutare un iscritto che mi segue sul mio canale, Cristiano The Game, che mi chiede se nel prossimo video, se puoi, usa Don Flamingo. E mi dice grande Diablo, grande Brado, cioè, ok, va bene. Quindi, accontento subito, Cristiano, ti accontento perché mi sei anche simpatico, quindi andiamo a selezionare Doflamingo qui, vediamo dov'è. Aspetta, sempre se l'ho sbloccato, perché giustamente... E no, non posso accontentarlo perché è ancora sblocco Doflamingo. E ragazzi, non c'è. Non c'è purtroppo, quindi visto che... Allora, Cristiano, non posso ancora accontentarti, quindi non è per colpa mia, ma... Come ben vedi, ancora sblocco Doflamingo, quindi a questo punto chiuso, non lo so. Vabbè, ne userò uno base, va. Ecco, uso lui giusto per andare un po' a colpo sicuro, ok? E vedere se riesco a portarlo al livello 48, vai. Poi da questo video ripartiranno le vostre richieste. Ok, quindi ancora un saluto a Cristiano The Game, che mi ha chiesto di usare Doflamingo, però purtroppo non è colpa mia, non posso usarlo per il semplice motivo che insomma, allora, non ancora sblocco il personaggio. Allora, vediamo un po' di spazzare... Ah, devo spazzare via il nemico, vediamo un po'. Ok ragazzi, spazziamolo via, vediamo un po' come va lo scontro e poi andiamo con il gameplay della missione, quindi direi che... Credo che ci metteremo un po' a fare questa missione. Non lo so, staremo a vedere. Ah no, ok. No, ok, va bene, va bene. È proprio la missione così da fare, ok, va bene. Vediamo un po' qui. No, non può salire di livello, neanche qui. No. Perfetto, qui è al completo, giustamente. Ok, possiamo andare, ok. Le abilità ci sono. Perfetto, possiamo iniziare la battaglia. Allora... Quindi, Cristiano The Game, ti chiedo scusa, ma ancora sblocco Doflamingo. Appena verrà sbloccato, tu ogni tanto sotto i gameplay scrivimelo, ricordamelo, in modo che io non mi dimentico, perché non è che lo faccio apposta, ma giustamente, poi magari mi passa di mente come passa un po' di tempo, insomma, ecco, ti chiedo solo questa cortesia. Ora andiamo avanti con questo gameplay, quindi fate le vostre richieste sui personaggi che devo usare sotto questo gameplay, perché... Siamo ripartiti anche con il Pirate Warriors 3. Ecco, stavo regolando un po' l'audio di gioco perché sinceramente era un po' troppo elevata e sinceramente lo è ancora. Ecco, abbassiamo un altro po'. Perfetto, possiamo andare. Ora possiamo giocare veramente ai massimi livelli. Ok, ok. Andiamo. Su Bradone, vai. È al livello 47, faccio abbastanza male, credo, Credo veramente che posso fare tutti i danni che voglio, eh sì, e ne faccio veramente tanti. Ne faccio veramente tanti, ragazzi, ve lo posso assicurare questo. Andiamo. E ok, va bene così. Oh là là, me la sto cavando bene, su, me la sto cavando abbastanza bene, quindi... O almeno credo di cavarmela bene, ok. dovete stare calmi qui. Certo che a livello 47 picchia pesante il ragazzo qui, eh sì. Livello 47 credo che... Inizia veramente a farsi sentire, sì, e non poco. Ok, andiamo così. E ne avremo ancora da fare su Pirate Warriors 3, ma io sono contento, ragazzi. A me, personalmente, non mi costa nulla registrare i gameplay, cioè... Lo faccio con passione perché io mi diverto a giocare, quindi... È la mia passione che ho, quindi veramente non mi pesa, ragazzi. Per me possiamo andare avanti all'infinito qui. Vai, 500 KO, ragazzi. Veramente 500 KO ben fatti, 500 KO ben fatti. Però guardate qui che bordello. Guardate qui che bordello, ragazzi. Ne arrivano di tutti e di più, vabbè.
Ok, perfect. Vai Brado, torna dietro. Torna dietro che qui ci sono dei signori che vogliono parlare un po' con te, ma sono io che non voglio parlare con loro, quindi ok. Vai, vediamo un po'. Grandissimo Ace, ora mi diverto. Ora mi diverto. Vai, voglio anche il grado S lì sotto. Voglio anche il grado S, va bene? Datemi anche il grado S, perché altrimenti, ragazzi, veramente che smontiamo tutti qui. Li smontiamo tutti. Perfetto, sono già a grado B. Guardate un po' che stile, Bradone, qui, vai. Facciamo la mossa finale, anche se non so se serve a qualcosa, visto che li ho sterminati quasi tutti, diciamo. Possiamo dire quasi tutti sterminati. Beh, sì, più o meno, diciamo che più o meno sono sterminati. Allora, ora vado un attimo di qua, perché vedete, c'è un altro balordo da sistemare. Veramente c'è un altro balordo, eh sì. Ok, alziamo un po'. Non si capisce. Il Pilate Warriors 3 a livello di audio è fatto non molto bene, devo dire. Devo dire che lascia un po' a desiderare, ma vabbè. Voi tanto guardate il gameplay, va bene così, insomma. Vai. Dov'è l'altro balordo? Sto arrivando, sto arrivando, tranquillo. Arrivo e poi ti aggiusto io a te, ciccio bello, non ti preoccupare. Ah, ma allora eccolo qui, è lui, e tu dici che non vuoi perdere? E invece perderai, ciccio, fidati. Te lo assicuro, sì sì. Ok, da che parte andiamo? Andiamo a conquistare qualche territorio, va. Andiamo a conquistare qualche territorio, vai. Sempre se non spunta fuori ancora qualcuno qui, Perché inizio veramente... ho detto io, inizio a preoccuparmi. E infatti non è che ne spunta fuori uno, no, ne spuntano fuori tre. Vabbè, aggiustiamoli per le feste, tanto sto usando un personaggio a livello 47 che veramente mi posso divertire come voglio, ecco, vi dico la verità. Vi dico la verità di come stanno le cose. Ok, ora andiamo qui. Andiamo qui a colpire qui. Andiamo a colpire qui. Ecco qui il balordo. Ecco il balordo, ragazzi. Ecco il balordo. Vabbè, l'ho sistemato subito. L'ho sistemato in 4-4-8. Ok. L'ho veramente sistemato senza problemi. Veramente non mi pongo problemi. Eh no. E andiamo. Perfetto. Allora, io vorrei sistemare questo. Ora vorrei veramente sistemare questo, quindi vorrei sistemarlo per le feste, anche se lui giustamente non ne vuole sapere di perdere, ma mi dispiace per lui, verrà sconfitto come se niente fosse. No, vabbè, dai, ne escono ancora, dai, vabbè. Ne escono ancora qui, ragazzi, ne escono ancora, ma guardate qui. Allora, vi ricordo che potete fare richiesta dei personaggi da usare. Purtroppo non ho potuto accontentare Cristiano The Gamer per Doflamingo, perché ancora lo sblocco, quindi devo ancora sbloccarlo come personaggio, quindi non posso per quel motivo lì. Aspetta. Vado, andiamo qui. Che casino questo livello, che casino, ma devo comunque beccarlo. Dove sei? Eccolo qui. Ecco qui Barbanera, sì. Eccolo qua il fenomeno. Sinceramente li affronto senza problemi, ecco. Li affronto veramente senza problemi, non mi fanno paura. E la... Allora, questa mossa di Barbanera mi dà fastidio. Quindi, visto che mi dà fastidio, distruggiamolo subito. Ok, grazie per le monete ottenute, Barbanera. Sei stato veramente gentilissimo. Di una gentilezza che non puoi capire, ok. Ora distruggiamo il suo compagno di merende qui, no? Il compagno di merende qui di Barbanera, no? Eccolo qui, perfetto. Allora non hai capito ancora nulla di quello che ti sta per succedere. Non hai ancora capito nulla, va bene. Allora, conquisto
magari conquisto due territori, che dite ragazzi, oppure andiamo qui, andiamo qui e andiamo qui, dai, tanto sempre un territorio da conquistare, è sempre un territorio da conquistare, vai, e andiamo, su, spuntano fuori, ottimo, vai con la mossa speciale qui, vai con la special, che voglio anche il grado S, su, voglio il grado S, grande bradone, vai. E sale da BA in 2 secondi, ragazzi. Vabbè, sono potenziato, quindi è normale che va così. È normale, è normalissima la cosa. Ottimo bradone, ottimo, andiamo, andiamo. Devo registrare più gameplay di One Piece Pirate Warriors, perché è veramente lungo da fare, sì. Ok, perfetto, cosa devo fare ancora? Devo fare altro oppure... No, ok, siamo ancora in un grado A. Devo abbattere ancora per conquistare il territorio, ma non c'è problema, non c'è problema. Eccolo qui il fenomeno, vieni qui fenomeno, vieni qui. Ti asfalto ciccio. Maremma, maremma ragazzi. Vabbè, distruzione totale, distruzione totale. Ok, da che parte andiamo ora? Da che parte andiamo? Vediamo un po'. Vediamo un po', ecco dai, andiamo a conquistare magari, andiamo a conquistare questi due territori qui, va, conquistiamoli, su, dai che li voglio conquistare nell'atto brado, ok, vai. Ah, ho 4 minuti e 32 per fare, ah, devo sconfiggere, ok, vediamo se ce la faccio. 2000 KO ragazzi, 2000 KO, vabbè, brado va fuori coordinata diciamo, no? Ok, vai, vai, facciamo il culo a tutti. Facciamo il culo a tutti qui. Come se non ci fosse veramente un domani, eh sì, eh sì. Ecco, è un po' dura qui a conquistare questo territorio, perché i nemici comunque escono e non escono, ma tranquilli che si fa tutto. Si fa tutto. Ok, andiamo. E andiamo così. E andiamo in questo modo, vai. Ok, perfetto. Non so se andare. Andiamo su, va. Andiamo su, visto lì che c'è anche una stella rossa che è comparsa. È comparsa anche una bellissima stella rossa che noi andremo subito a far passare la voglia di giocare, quindi a distruggerla. Ecco qua. Vengo a conquistare il territorio e poi state anche in silenzio perché giustamente Brado qui è più forte e quindi c'è più stile, vedete, c'è più stile, eh sì. Ai ai ai, cos'è? Eccolo qui, è spuntato fuori ragazzi. Eccolo qua, eccolo qua. Perfetto, cosa ti racconto? Dov'è? Dov'è il balordo? Balordo, dove sei balordo? Allora, ho distrutto già, cioè, neanche me ne sono accorto, va bene. Non è che è stata facile, ragazzi, è stata più che facile, vabbè. Andiamo avanti, magari. Il tempo non c'è più, quindi significa che ho fatto l'obiettivo che c'era da fare. Mi veniva richiesto di far quello, l'ho fatto, quindi va bene così, insomma, vai. Ai ai ai, ne spuntano fuori altri, ne spuntano fuori altri. E ora non va fatto bene. Ah ok, se vado lì concludo la battaglia, però io direi almeno di conquistare questo territorio. Voi cosa dite ragazzi, no? Anche perché vi dico la verità, non chiudo la battaglia se non prendo il grado S prima, ecco, quindi ve lo dico veramente chiaro come la situazione qui. Vai bradone, così. Così, dai, il grado S è quasi tuo. Manca poco, no? È mio il grado S, quindi possiamo tranquillamente andare a concludere la battaglia. Sì, sì, direi che possiamo andare. Sono deciso a fare questo passo. Andiamo a concluderla, sì, sì. Arrivo, tranquillo. Magellan, sto arrivando, non ti preoccupare, arrivo. Tempo 30 secondi e sono da te. Per farti il culo, ecco, non è che ti faccio vincere, insomma, ecco, è scontata come cosa, no, che non ti farò mai vincere, quindi
te lo metto subito in chiaro questa situazione qui. Stai calmo. Ah no. Ah, non è così quindi. Ok. Ok. Lui vorrebbe vincere, io lo so ragazzi, ma non è il suo giorno fortunato, ecco, capito? Quindi ve lo posso garantire, purtroppo non è il suo giorno fortunato, eh no, eh no. Bellissimo Pilate Warriors 3, bellissimo ragazzi, mi garba, mi garba. Ullala, e ora ci divertiamo, ora ci divertiamo, sì. Fantastico, vabbè dai, lo distruggo, dai. Lo distruggo adesso. Verrà distrutto, sì sì, credo di sì. Ecco, non scende più la barra delle energie, vabbè. Non capisco il perché, eppure stiamo picchiando potente, forse perché devo conquistare, non so. Cosa c'è lì che non va? Perché non... Vediamo un po' qui, ma... Devo capire il perché. Eh sì. Che dite, è andato? Ma insomma... Insomma... ora ricomincia a perdere barra qui, la barra della salute. Eh sì, eh sì. Ora l'accontentiamo, l'aggiustiamo per le feste, diciamo, ok? Perfetto, vieni qui Ace, vieni che mi garbi di più. Perfetto, perfetto, andiamo, su che mi diverto, dai. E ragazzi, ora gli facciamo il culo, eh. Ora gli facciamo il culo, sì sì. Ora il culo sta per arrivare, l'ho detto io, l'ho detto che mancava poco, ho detto che mancava poco, no? Vai, colpo finale Brado, e andiamo, grazie delle monete Ciccio, grazie per le monete, vai, e ho vinto la battaglia, eh sì, io direi che ho vinto la battaglia ragazzi, ho vinto la battaglia, abbiamo vinto, e certo, avevi dubbi che avremmo vinto, scusa, vinciamo sempre noi, siamo il top, ulala, grado S ragazzi, grado S. Non so se mi spiego, livello 48, ullala, ullala se me la rido, ullala. Andiamo avanti, va, andiamo avanti. Qualcuno sale di livello, qui vediamo un po', insomma, sì. Vediamo un po', sì, qualcosa qui pare che sale di livello. Un po' di monete, ragazzi, ho ottenuto giusto un po' di monete, eh. Ullala, è completo anche un'altra fila, fantastico. Grande Bradone qui, vabbè, ragazzi, che stile, non devo dire più niente, che stile. Allora, a questo punto, vediamo un po' cosa succede. Ok, se ne può tornare a casa, Ciccio Bello. Allora, perfetto, perfetto. Grazie. Questo cosa vuole, questo cosa vuole. Ok ragazzi, allora questo gameplay si conclude qui. Ho portato il mio personaggio a livello 48. A questo punto saluto ancora Cristiano The Game che mi ha chiesto di usare, lo dico per l'ennesima volta, Don Flamingo, però non posso ancora selezionarlo perché devo ancora sbloccarlo. Quindi un saluto ancora a Cristiano The Game e a tutti gli iscritti e le iscritte al mio canale. Il vostro Diablotex vi saluta e ci sentiremo per i prossimi gameplay. Ciao a tutti e restate sintonizzati sul mio canale perché ci divertiremo. Ciao! Yeah.